Eisleben, in Germania, la città dove nacque e dove 63 anni dopo sarebbe morto il padre della riforma protestante. Martin Lutero, il monaco agostiniano, qui nella sua città volle ritirarsi alla fine dei suoi giorni perché, come scrisse, sentiva forte la pressione al petto e, sono parole sue, voglio rimanere nella città dove sono nato e dove ho ricevuto il battesimo. Il battesimo. Lutero, cristiano fedele al sacramento principe della sua riforma, il sacramento che insieme con la Santa Cena riconosceva dei 7 presenti nella Chiesa Cattolica. Il battesimo e la Santa Cena perché sono quelli istituiti direttamente da Gesù. Il battesimo nel suo valore sacramentale alimenta la fede e la nutre e anche la fa emergere. La Santa Cena è, nella sostanza, il corpo e sangue di Gesù. Essendo la sola scrittura alla base della sua riforma, egli afferma che Cristo è realmente presente nel pane, perché l'ha detto lui: questo è il mio corpo. E del vino Gesù ha detto: questo è il mio sangue. In questa frase pronunciata prima di andare alla morte di croce c'è la certezza della misericordia di Dio che sacrifica il Figlio per perdonare i peccati. Perdona i peccati a tutti, perché anche questo l'ha detto Gesù. Questo è il mio sangue versato per tutti.